Ozioso dei signori, poteva essere rattristata dalla visione di un palco preparato al centro della piazza per il rogo di una strega che doveva essere eliminata per non diffondere l'infezione eretica. La folla, all'arrivo del corteo che accompagnava la sventurata, accorreva per assistere al cerimoniale. La processione di monaci e monache, scortati dagli armigeri, guidava il corteo cantando salmi penitenziali. La strega seguiva un frate che sorreggeva una croce. Venivano poi il vescovo della città, il vicario del Santo Uffizio e il generale dell'Inquisizione. Tutto si svolgeva alla presenza di un notaio, habitus et vocatus dal vicario del Santo Uffizio. La strega veniva accompagnata sul palco dal frate che, prima di farle baciare il crocefisso, iniziava un suo sermone, Inquisitio Superior Regibus. L'Inquisizione è la porta del paradiso, è santa, è superiore ai re, perché risale alla creazione del mondo e all'origine della Torre di Babele. No! Non c'è una strega! Il generale dell'Inquisizione consegnava la sentenza al vescovo. Fidam Servandam, padre Antonio Moncada, ti abbiamo trovato in flagrante delitto di eresia. Dato che contro di te molti testimoni degni di fede hanno deposto, poiché dimostri di voler rimanere in perpetuo nei tuoi errori, posti i santi Vangeli di fronte a noi affinché i nostri occhi vedano la giustizia, il solo Dio e la verità della nostra fede, contro di te, invocato il nome di Cristo, pronunciamo sentenza definitiva. Per questa sentenza ti respingiamo fuori dal foro ecclesiastico e ti lasciamo in potere della curia, pregandola che quando le sarai stata consegnata senza spargimento di sangue, moderi verso di te la sua sentenza. Ferentillo, Vincentius Viviani Notarius, habitus et vocatus a santi uffizi vicari.